Dalla 10 al 12 marzo il Teatro Alfieri di Torino ospita la compagnia Al Massimo di Palermo con il recital Cincillà e l'operetta musicale Scugnizza. Tra gli artisti in scena il tenore Spero Bongiolatti. Come nasce e si sviluppa la sua carriera? Adesso che siamo a Torino in Piemonte devo dire che qui ho cantato molto e tra l'altro ho fatto il mio debutto qui nel Don Giovanni di Mozart e quindi poi si è sviluppata per coincidenze e ho cantato tanto con il Teatro Nuovo di Torino, quindi ho fatto tante esperienze nel Piemonte e soprattutto a Torino, quindi è una mia seconda patria. La mia carriera si è sviluppata nel bel canto, nell'opera e non ho mai però tralasciato il genere operetta perché è un genere che ti permette di mettere alla prova tutte le tue qualità che possono essere come attore, come ballerino, cercando di fare il meglio che uno può. Non può essere un ballerino come un ballerino vero, però almeno cercare di muoversi, quindi avere un'arte a 360 gradi. Che cos'è il bel canto? Un genere musicale che è quello dell'Ottocento, dove diciamo i massimi esponenti sono Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, lo stesso Rossini ha portato al bel canto. Questo genere di canto lo si chiamava anche diciamo recitar cantando, queste melodie che si sviluppano in un registro appunto che può essere tenorile, sopranile, che è un legato insomma dove si impara a cantare, per questo l'hanno chiamato bel canto ed è italiano. Il bel canto italiano è famoso in tutto il mondo e tutto il mondo viene in Italia per sentire il bel canto, è una nostra risorsa. Il mio ruolo in questi due spettacoli, che sono il Cincillà e la Scugnizza, che sono due operette favolose entrambe. Scugnizza è una, diciamo, un'operetta che, tra virgolette, potrebbe essere lontana da me, lontana da questo ambiente, perché insomma parla di Napoli, quindi insomma è diciamo il centro Italia, no? Il sud, però è talmente romantica e piena di nostalgia e tra virgolette di felicità che conquista qualsiasi cuore, qualsiasi mente, e tra virgolette queste melodie sono intramontabili, le melodie napoletane, e poi questo genere di comicità e di recitazione napoletana è unica nel suo genere. E in questa Scugnizza devo dire che il regista, in questo caso Umberto Scida, sotto la supervisione del maestro Aldo Morgan, sono riusciti davvero a rendere questa operetta una specie di teatro musicale dove all'interno c'è veramente tutto: recitazione, danza, tragedia, divertimento, è tutto da vedere, quindi vi aspettiamo.